Attualissima, questo è il quinto anno che svolgiamo la manifestazione, siamo collegati a livello nazionale, già in passato abbiamo fatto delle organizzazioni datoriali e anche stamani sono presenti i presidenti di altre due associazioni importanti sul territorio dove si confrontano così come noi e cerchiamo di svolgere tutte quelle attività in collegamento anche con prefetture e forze dell'ordine legate alla videosorveglianza e comunque a tutte le problematiche che sono riconducibili a questa recrudescenza che negli ultimi mesi sta creando un allarme sociale abbastanza inquietante. Come state vivendo, seguendo questa escalation? Stiamo seguendo da più parti. Quello che posso dire per le notizie in nostro possesso, che le attività delle forze di polizia, coordinate dalla prefettura insieme alla magistratura, sebbene sembra il contrario, hanno avuto il controllo e si stanno adoperando e sono convinto che a breve usciranno dei risultati. Infatti la nostra presenza qui non è casuale, è di solidarietà verso l'organizzazione della Confcommercio, perché è fondamentale che il mondo delle imprese sia sempre vicino in manifestazioni, occasioni come queste in cui si ribadisce l'importanza della legalità sul tema dello sviluppo, perché quando parliamo di criminalità che in questi casi, in questi giorni richiama dei fenomeni, degli episodi di natura violenta, però non bisogna mettere assolutamente in secondo piano che quegli altri aspetti della criminalità che riguardano la contraffazione e che riguardano anche l'estorsione, che sono due facce della criminalità che sono fortemente penalizzanti per le imprese e per tutto lo sviluppo che riguarda il territorio. Per quanto riguarda la contraffazione dico soltanto che è un tema che abbiamo dibattuto nel nostro ultimo PMI piccole e medie imprese, che è una giornata nazionale di Confindustria, in cui abbiamo messo in rilievo che la contraffazione ha raggiunto livelli tali che se non ci fosse questa criminalità in Italia ci sarebbero 100.000 posti di lavoro in più. E non parliamo di un altro tema, che è quello dell'estorsione che si annida nella pubblica amministrazione, laddove il mondo delle autorizzazioni, ed è quello che è un altro freno allo sviluppo. Credo che sia l'elemento da cui poi parte effettivamente l'attività criminale. L'abusivismo nel recente passato era inteso un po' come un manipolo di disperati che aveva la necessità di sbarcare le mare e quindi metteva su una baccarella. Quello che c'è adesso invece è una forma di abusivismo più strutturato, non si tratta più di, come dire, di disperati, è gente che in maniera organizzata, strutturata, riesce a mettere in piedi attività commerciali investendo in esercizi commerciali che richiedono una quantità di risorse finanziarie che un disperato non potrebbe avere. Quindi secondo me questa è la manifestazione più eclatante di quella che la criminalità organizzata sta cercando di mettere in piedi non solo nella nostra città ma complessivamente in tutta la regione, e i dati che in qualche modo vengono fuori dalla ricerca svolta da Confcommercio ne sono una testimonianza. Innanzitutto c'è la percezione da parte del sistema produttivo di una mancanza di certezza della pena che in realtà darebbe più concretezza all'intervento delle forze dell'ordine e della magistratura complessivamente. E poi c'è una disaffezione rispetto all'applicazione delle norme che in qualche modo consentono la possibilità di sviare in qualche modo, di deviare l'eventuale pena che verrebbe combinata, perché per esempio le pene alternative consentono dopo un certo periodo di tempo di essere fuori e di continuare ancora. C'è una certa tensione, la preoccupazione si percepisce, perché la preoccupazione, noi abbiamo dei riferimenti di denunce fatte in forme anche un po' diverse, senza che il commerciante si esponga in prima persona, ma l'appello che voglio fare non è rivolto al commerciante o all'industriale, ma è rivolto anche al cittadino, perché il cittadino deve fare anche un consumo legale. E già il fatto stesso di evitare abusivi sarebbe una risposta a quell'imprenditore corretto. Uno dei dati che comunque stamattina emerge, anche le truffe online che vengono effettuate di materiale difforme rispetto a quello acquistato, così come a volte non viene nemmeno inviato.
si deve fare un consumo critico e legale. Il cittadino ha anche una responsabilità. Un altro appello che voglio fare è quello sempre di mettere a conoscenza le forze dell'ordine non quando si viene colpiti direttamente, ma anche quando si vedono dinamiche un pochettino strane, perché quello che possiamo dire è che laddove è stato dato l'input o l'elemento alle forze dell'ordine, puntualmente arrivano. Quindi la collaborazione è un dovere sociale e tutti dobbiamo collaborare.